Ragazze, eccomi. Allora, noi siamo usciti un attimo perché devo andare assolutamente a comprare un pigiamino per Megan. Praticamente ho portato solo un pigiamino e tra le altre cose mi sono accorta anche di aver portato soltanto due maglie a collo alto, di quelle belle calde calde. Casa di mia mamma è molto grande, per riscaldarla ci vuole parecchio tempo e lei soprattutto la mattina è un po' infreddolita, perché poi si accendono i termosifoni e siamo a posto. Quindi, stando sempre in casa, devo cercare proprio di stare super super caldi. E ora appunto volevo andarle a prendere un pigiamino. Tra le altre cose, quello che le ho portato è proprio quello che avevo acquistato l'anno scorso, sempre in Pile, e c'è un negozio appunto qua vicino casa che ha tanti pigiami super caldi, quindi insomma le prenderò un altro pigiamino e magari con l'occasione, vi dico la verità, me lo compro anch'io e magari lo compriamo anche a Gabriele. Gabri, tu ora stai mettendo quello che ti ha dato mia mamma, giusto? Sì, ma la pigiama non lo sopporto. Sì, ma se stamattina hai detto che avevi freddo. Sì, ma non lo so, non so mai in pigiama. Ma non puoi stare in casa con i jeans, Gabri. Cioè, a parte quando esci per le cose lavorative, ma poi però non puoi stare a casa con il pigiama. Quanto bianca sono, ragazzi? Aspettate, sì, c'è tanta luce. Comunque niente, ragazze, quindi penso che prendo anch'io uno o due barra pigiami. Ora vediamo un po', perché questo qui c'è sempre un sacco di cose carine a livello di pigiami. Mia mamma l'ho lasciata finire di fare gli strufoli. Penso che in questi giorni faremo tante ricette stando in casa. Se vi fa piacere, appunto, le condividerò con voi. Un po' di ricette natalizie napoletane e nonna. E poi avete visto che alla fine comunque la ricetta viene sempre un po' trasformata, cioè parto da una base e poi alla fine vado ad aggiungere un po' quello che ritiene più opportuno, o comunque la ricetta alla fine ce l'ha in testa. E sono contenta perché così li potrò mangiare anche io, gli strufoli, che adoro. A pranzo per esempio ho mangiato la lasagna, perché anche quella lì la adoro, come la fa mia mamma. Cioè lei le viene sempre super umida, super morbida. A me non so perché mi viene un po' secca. Cioè dentro è morbida, però di base è parecchio asciutta. E non è che questa cosa mi faccia impazzire. Comunque, noi andiamo a prendere il pigiamino e ci aggiorniamo dopo. Allora, qui le piccole aiutanti di Babbo Natale stanno impacchettando tutti i regalini, vero Megan? Megan mi sta togliendo tutti i prezzi. Dopodiché stiamo utilizzando questa carta che in realtà l'avevo comprata lo scorso anno, ma visto che è avanzata e non ne ho comprata ancora altre, è molto carina, guardate che bella. La sto utilizzando anche per i regalini di quest'anno. Ho già impacchettato due. Nel frattempo in cucina, ragazze, stiamo riscaldando la pasta e fagioli di pranzo di nonna, che Megan adora. Eccola qua, sentite lo scricchiolio. Secondo me mia mamma ha messo la fiamma un po' troppo alta. Comunque, Megan, mamma, è quasi pronta. Mi è successo un casino. Che è successo? Guarda, hanno messo il prezzo attaccato a questo. Ma e ora ti faccio vedere io come si leva. Comunque, eccoci qua. Tra poco è pronta anche la pasta. E iniziamo a impacchettare tutto. Anche se vi dico, mi manca ancora il regalo di mia mamma, il regalo di Gabriele. E oggi invece ho fatto quello anche della nonna, quindi sono a posto. Ok, continuiamo a impacchettare. Ora impacchettiamo queste che saranno un po' difficili. Megan, state a impacchettare? Ma chiedo una cosa, ma com'è che non ci sono più regali dentro? Basta, questi. Oh, no, come sono questi? Ma chi se sono, Megan? Perché a nonna Bruna e a nonno Moreno glieli abbiamo già dati, quindi meno 2. A zio Elena e zio Matteo glieli abbiamo già dati, altri meno 2, meno 4. Questi qua sono quelli di qua. Ok, vado a togliere la pasta, sennò si brucia tutto. Allora, prendiamo un piattino, appoggiamo qua, spegniamo il gas, che io ora abituata con l'induzione, ragazze, qui è tutto super traditional. Devo... ah, bella, tutta appiccicata sotto, fa vedere Megan, questa qui, la parte bruciacchiata, è quella più buona, che io adoravo più di tutto. A me così piaceva soprattutto la pasta al forno, riscaldata, quella della domenica, che me la mangiavo anche la sera, il giorno dopo. Voilà! Ma è bellissimo quando fa cric 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 e crocca. Eccoci qua. Buon appetito. Tada! Allora, sono questi di questa carta qui. 1, 2, 3,
4 e 5, poi ragazzi devo dire cosa comprare a mia mamma e a Gabriele. Questo è l'albero di casa di nonna Maria, ora è spento perché eravamo fuori. Ecco qua, vi piace? Questo l'ha fatto Megan a scuola, che bellino è, però non l'ho ancora aperto, lo aprirò a Natale. Mi piacciono un sacco i glitter dorati. Stavo dicendo a Megan che lo aprirò a Natale. Sì, però mi è venuto male perché guarda, perché dovevo appiccicare la stellina sulla colla del mio dito, lo dovevo vedere per tutto questo. Ma secondo me sono perfetti, non si vede neanche dal video. Bene bene, vi faccio salutare un po' Rughini. Rughini in trasferta, Gabriele gli ha messo dei gamberetti che lei però non mangia, ma forse qualcosina ha mangiato Megan. Buongiorno, buonasera signora Rughini. Ieri l'abbiamo fatta correre, scorrazzare in cortile un sacco di tempo, si è divertita. Libertà! Amore? Piccolina! Buonasera signora Rughini. Che ha. Ciao amore. Buonasera signora Rughini. Ora ti do io le vitamine di nascosto di Gabriele, non ti preoccupare. Capito? Eccomi qua ragazzi, qualche giorno fa sono andata a prendere dei pigiamini a Megan, non so se vi ricordate, ho preso anche delle cose per me che non so se vi ho già mostrato in un video specifico o in un altro vlog, non ne ho idea perché comunque sto girando un po' così, un po' quando capita. Vi volevo far vedere, visto che per non andare in più posti, vi dico la verità, anche perché stanno i negozi aperti, sì, però io cerco comunque di evitare di stare assolutamente a casa. Dovevo fare anche il regalo a mia nonna e le avevo preso un pigiama perché voleva il pigiama di Pile, però è difficile trovarle quello insomma che le vada bene, perché lei, avendo avuto 8 figli, ha un bel seno, ha allattato 8 figli, quindi rendetevi conto. Anzi, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete dei nonni o comunque venite da famiglie molto molto numerose, e quindi devo trovargli questo pigiama. Nel negozio appunto dove ero andata non ce n'erano calibrati, e quindi le ho preso uno calibrato però da uomo, però era carino perché era grigio azzurro, però mia mamma mi ha detto che è troppo grande, quindi ho detto sai che cosa facciamo, vieni anche te, ci torniamo, lo cambio e mi dici che cosa gli vuoi prendere. Con l'occasione anche lei doveva prendere delle cose che le servivano a casa, e quindi vi faccio vedere cosa ha scelto per la nonna, perché magari anche queste cose possono essere sicuramente utili. Visto che mia mamma sa bene che cosa può servire a mio nonno, ha detto guarda queste cosine qua le possono tornare utili. Allora vi faccio sbirciare nel sacchetto. In realtà mia mamma voleva prenderle tutte asciugamani, al che io ho detto anche no, che dobbiamo fare. Il pigiama era venuto un bel prezzo ragazze, però non mi andava di spendergli tutti i soldi in asciugamani, quindi abbiamo preso questo che praticamente è un telo grande. Mia mamma ha detto che quando si fa la doccia e appunto l'aiuta a fare la doccia utilizza il telo grande, e poi c'è il telo l'asciugamani per il viso. Abbiamo preso, mi è piaciuta molto la qualità di questo brand qui, praticamente sono delle camiciole, quindi delle canottiere a manica lunga proprio come la vedete qui nell'immagine, con la forma del seno appunto, e sono un prodotto testato anallergico e italiano, e quindi abbiamo preso due di queste. Siamo riusciti a prendere anche tre slip, e mia mamma diceva che per le signore insomma poi dipende come un abituato, però appunto sono super comode queste qui di cotone alte. Abbiamo preso tre di queste e poi niente ragazzi, poi avanzava un euro, non sapevo che prendere e ho preso questi calzini per me da 1,50 euro, super brillantinati, perché comunque io avevo già fatto scorta di pigiami e quindi insomma non sapevo più cos'altro prendere. Mi avrebbe fatto piacere farvi vedere che cosa ho preso per me, perché ho preso diverse cose per stare in casa, sia delle tute super carine che i pigiami. Magari adesso vi mostro solo i pigiami, perché le altre cose mia mamma le ha messe a lavare, sono andata adesso a controllare su e sono umide. Tra le altre cose ho preso anche un paio di ciabatte bellissime, io ho la fissa delle ciabatte pelose, le adoro profondamente, e ho trovato queste, vi faccio vedere l'appoggio, che sono veramente belle e morbidosissime. Sono queste, sono in questo color glicine, non so in video se sembra più grigio insomma, e sono morbidosissime. Queste qui le ho pagate 10 euro con 40, c'erano anche bianche e nero, però bianche sono quelli di Primark,
nere, diciamo, avrei potuto prenderle, però questo colore mi piaceva di più. Vi prendo i pigiami, ve li faccio vedere e poi ho anche qualche clip di oggi pomeriggio dove li stavo provando e magari vi faccio vedere anche come mi stanno addosso. Mentre chiacchiero con voi li giro, dovete sapere che fin da quando sono piccolina, fin da quando ero piccolina, essendo stata sempre molto alta e magra, avevo sempre problemi a trovare cose che mi stessero bene, perché se mi andavano bene di lunghezza mi andavano larghe, se mi andavano bene di larghezza mi andavano corte. Quindi sono cresciuta un po' con la fissa che quando trovo una cosa che mi sta bene la prendo in tutti i colori. Ecco, così è successo con questi pigiami, soprattutto perché hanno un prezzo imbattibile e sono con il taglio maschile, come piace a me, quindi con la giacca e il colletto li trovo super eleganti, super comodi soprattutto. E questi che ho preso sono in raso. Faccio vedere, ecco qua. Ora ragazzi sono stropicciati naturalmente perché erano nel sacchetto. Andranno lavati e poi stirati. Vengono appunto con il bordino che è bianco, leggermente sporco, il taschino e il polsino fatto così. E poi c'è il pantalone, ovviamente uguale. Comunque mi sembra che c'ho qualche clip di questo rosa indossato, quindi ve lo metto subito dopo. E questo qui, vabbè, è il pantalone con sempre sotto, vedete, la bordatura. L'ho preso rosa, l'ho preso un blu notte bellissimo, è di un'eleganza allucinante, non a brand vi dico, perché questi qui infatti non c'è. E tra le altre cose vi dico, vi racconto questa cosa: io mi ero fissata, volevo la L, perché secondo me la L mi stava meglio. Cioè, sono ancora sicura che mi sta meglio, però mi andava corta, di manica e di gamba. Però ho preso la L. Mia mamma, dopo, quando sono tornata a casa, anche Gabriele, Gabriele era l'unico che mi diceva che la L poteva andare bene comunque, mi ha detto no, così come la signora in negozio che mi diceva no, prendi la XL. Comunque, per farvela breve, alla fine, non lo so, alla fine sono tornata in negozio per cambiare le cose a mia nonna, ho cambiato tutto, ho preso tutte XL. Più che altro perché ho paura con i lavaggi, con l'usura eccetera, che si possano rovinare più in fretta o che comunque si possano restringere. Vi faccio vedere il blu, che è uno spettacolo. Il video sembra più chiaro, in realtà è più scuro e meno tangente. Blu notte, bellissimo ragazze, con sempre il pantalone. Poi l'ho preso nero, anche se ne avevo un altro simile, di un altro brand, pagato il doppio. Ho cambiato le impostazioni, forse mi vedete un po' meglio ragazze, non lo so. Comunque ne ho approfittato perché il prezzo era veramente imbattibile. Comunque questo è quello nero, che adesso vabbè è aperta. Ok, poi l'ho preso anche grigio. Grigio chiaro, che sarà benissimo con la ciabattina che vi ho mostrato prima. Vi faccio vedere. È quello che mi piace meno, perché con la luce non mi fa impazzire, però parecchio elegante, è un grigio perla. Vabbè, ora qui manca la manica dentro, e anche questo qui dovrei avere la clip indossato, ve lo faccio vedere. E infine, per il periodo natalizio, e questo lo indosserò proprio in questi giorni, magari poi vi faccio vedere anche qualche foto su Instagram. Anzi, se non mi seguite, cercatemi su Instagram come Filomena Amore o come Megan, ve lo scrivo qua sotto. Guardate che bello è questo rosso, è uno spettacolo. Vediamo se mi riesce, ragazze. Eccolo qua. Qual è il vostro colore preferito? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Ora li diamo a Nonna Maria, che me li lava tutti, e poi vi farò vedere appunto le tute, perché questo negozio dove sono andata è specializzato ovviamente in intimo, pigiami, asciugamani eccetera, e ha poi anche un reparto più outlet, anche con abbigliamento, accessori, anche qualche paio di scarpe. Infatti perciò ho trovato le ciabatte. E vi devo far vedere anche le scarpe, ho preso anche le scarpe. E però queste tute che ho preso, queste cose qui, mia mamma le ha già lavate, come vi ho detto sono umide. Vi faccio vedere la scarpina. Beh, qua sopra è un trionfo di pigiame, guardate qua, guardate che casino. Ok, allora avevo nel reparto outlet anche degli stivaletti, alcuni un po' con dei colori sgargianti. Sono riuscita a trovare questo tronchetto nude, c'era scritto Filomena Amore, quindi Filomena Amore l'ha dovuto prendere, ed è lui con la zip oro dietro,
Il tacco non è altissimo perché questo sarà un 8. E la cosa più bella è che guardate come, insomma, viene con il collo del piede. Sono bellissime, belle belle belle. Queste qui le ho pagate 25 euro, sì, anziché 55 e 90. Il colore appunto è un nude, mi piacciono tantissimo. Sono molto contenta di questo negozio, sono contenta che mia mamma me l'abbia suggerito, perché io quando ci passavo, a parte che è aperto da non lo so da quanto tempo, però quando io ero più piccola non c'era, c'era solo il Megastore senza il reparto outlet, e mia mamma ha detto: guarda, ma vai lì a vedere i pigiami per Megan. No, meno male, perché ho trovato il mondo praticamente. Comunque niente, adesso vado a cena e noi ci aggiorniamo più tardi. Allora, eccoci qua, questo è il pigiamino, volevo farvelo vedere indossato. Tenete conto che va lavato e stirato, perché vedete è stropicciato perché era piegato, ed è appunto in raso. Questo è quello rosa, sì, stropicciato, è piuttosto brutto ragazze. Alla fine, come vi dicevo, ho preso un XL anziché un L, perché era un pochino più lungo di manica, semplicemente, anche di gambe, se no andava veramente troppo troppo corto. Volendo si può portare anche dentro, quindi sblusato, ed è comodissimo. Questo è quello grigio, che poi è un grigio perla. Ora dalla videocamera sembra quasi andare nel lilla, ma è proprio grigio perla. Eccolo qua ragazze, poi i dettagli sicuramente ve li faccio vedere nell'haul. È super confortevole, ecco qua. Volendo lo potete anche sblusare un pochino, tranquillamente. Poi ragazzi, vi faccio vedere uno dei miei preferiti in assoluto, che è questo blu notte, eccolo qui. Il contrasto con il bordino chiaro è spettacolare. E voilà, eccoci qua. Ecco qua i pigiamini. Che dite? Sono super, super comodi. Con un prezzo giusto.